Ciao Voglio, buongiorno. E come volevasi dimostrare, naturalmente nei commenti del video successivo, relativo al fatto che gli animali sono stati creati per essere mangiati, naturalmente era tutto previsto, no? Il problema non è se uno vuole mangiare carne o meno, è la giustificazione. È trovare una scusa perché si sentono giusti, perché la giustificazione è sentirsi sul giusto. Ragazzi, il Cristo lo disse: sono venuto per togliere la vista a coloro che si credono giusti e di dare o ridare la vista a coloro che non hanno la vista. Badate bene a quello che dite. Ok? Qui nessuno vi condanna, siete voi stessi a condannarvi. Siete voi a condannarvi. Trovare tutte le scusanti di questo mondo è tipo le piante e soffrono le piante. Ma io non ho mai visto, io, ora ditemi voi se avete visto mai una pianta correre, allattare, starnutire, una pianta che faccia le stesse cose di un animale. Le fa? Allora perché equipararle? La giustificazione è satanica. Sentirsi giusti. La giustificazione significa io mi reputo giusto. È normale perché tutti lo fanno. E poi si prendono passi della Bibbia, si prendono concetti pseudoscientifici, si prende di ogni, ok? Meno male che nella Bibbia non c'è scritto prendete il letame e fatevi delle zuppe, perché se ci fosse scritta una cosa del genere, la gente, pur di giustificare quel gusto, perché il gusto, ragazzi, è uno dei sette vizi capitali, ok? È uno dei sette demoni, il gusto, il palato. Quindi pur di non rinunciare, ripeto, nessuno vi sta condannando, ognuno di noi si giudica in base alle proprie azioni, ai propri pensieri, alle proprie scelte. La parola è contaminante. La parola contamina il mondo, soprattutto le giustificazioni contaminano il mondo. Ok? Quindi era tutto previsto. Questa non è la prima volta che cerco di sensibilizzare, perché quello che cerco di fare è inviare un messaggio d'amore. È un messaggio d'amore. Non significa niente essere animalisti, perché l'ho detto nel video scorso, uno si reputa animalista e poi magari va al ristorante con il cane sotto il tavolo e mangia una bistecca di un altro animale che non reputa, che non rientra nella categoria animalista, ma rientra nella categoria del palato. Capite? Quindi quello che io vi esorto è: fermatevi un attimo, cercate di osservare, però naturalmente chi ragiona in questo modo, ha questa visione, non ha occhi, non ha orecchie. È difficile. È difficile farlo. Un'autocritica, un'autosservazione, bisogna osservarsi. Osservarsi e osservare. Se non lo si vede, ahimè, c'è una limitazione. La limitazione c'è perché non si riesce a vedere, a sentire. Se prendi un agnellino, un maialino, e non riesci a vedere i suoi occhi che ti fissano come se fosse un bambino, e ragazzi, c'è poco da fare. E sapete perché? Perché alberga in queste persone il demone della gola. Il demone della gola letteralmente, sapete cosa fa? Chiude i vostri occhi, chiude le vostre orecchie, chiude il vostro cuore, facendovi credere che è tutto normale, tutto è dovuto, tutto vi è dovuto. Capite? Va bene. Anche con questo video non ho speranze, perché la speranza
è un qualcosa di aleatorio. Qui ci vogliono certezze. La certezza è nel momento in cui uno decide ed è disposto a effettuare un vero percorso di consapevolezza. E ripeto, come nel video di ieri, il rinunciare a una determinata alimentazione, come gli animali, viene in automatico. È in automatico. È il cuore che parla. È la coscienza divina che ti accarezza e ti fa vedere, ti apre gli occhi. È lo Spirito Santo che agisce in te. E qualcuno dirà, sì, ma questo passo dice... I passi, ragazzi, se non sono... Se avete il demone del palato, voi prenderete questi passi per giustificare quello che volete fare. Ma siete liberi di farlo. Però sappiate che ad ogni azione c'è una reazione, c'è un conseguimento. Non si può sfuggire da se stessi. Qui nessuno vi giudica se non siete voi a giudicarvi. Il giudizio è una conseguenza, ragazzi, nient'altro. Azione, reazione, causa, effetto, karma. Siamo soltanto noi a farlo. Naturalmente, chi ha questa visione, ragazzi, c'è poco da fare, è nella carne, resta nella carne. Gesù a Nicodemo disse: quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Come si può pretendere che di rinascere in spirito se noi ancora utilizziamo la carne? C'è un controsenso, no? Non cozza. E qui non c'è nessuna interpretazione, no, non c'è nessuna giustificazione su questa frase, ma ci sono tanti passi del Vangelo che hanno in abominio i sacrifici. Ce ne sono tanti, tanti. Però, ripeto, questo poi dipende dalla consapevolezza che si acquista, da quanto si è disposti realmente a effettuare un percorso di consapevolezza, di introspezione, perché come ho detto ieri, è l'introspezione stessa che ti porta a queste verità. Va bene, ragazzi. Termino, altrimenti può sembrare che cerco di persuadervi, di convincervi. E qui ognuno si convince da solo, ok? Ognuno può fare quello che crede opportuno, che risuona più che altro. Se a voi risuona che sia giusto masticare un cadavere, perché è un cadavere, non c'è niente di vivo come un frutto, come una pianta, fate pure, seguite il vostro sentire, ok? E non prendete in considerazione un tentativo di parole, frasi, concetti di amore e di fratellanza anche verso i nostri fratelli, che sono allevati di proposito. Ciao a voi, buona riflessione.